abito a Bagnone e tornando a casa ho trovato i cavalli in condizioni pietose, non mi rendevo conto di quello che è successo. Morale della favola, avevano sparato a tutti e tre. Dei tre, uno era più grave degli altri, non si muoveva, era tutta tremante e ovviamente abbiamo capito subito che era in pericolo di vita, per cui abbiamo chiamato immediatamente i veterinari, eccetera, e niente, alla fine abbiamo capito che a tutti e tre i cavalli avevano sparato da molto vicino con delle cartucce a pallini, ogni cavallo aveva più di 100 pallini distribuiti fra groppa e glutei, in particolare questa qui più grave, i pallini avevano perforato l'addome, per cui c'era il rischio grossissimo di una cosa, se ora senza entrare in dettagli tecnici, comunque c'era ovviamente pericolo di vita, per cui la cavalla è stata trasferita subito alla clinica San Rossore di Pisa, che è forse l'unica in Italia attrezzata per un determinato tipo di operazione. Per fortuna, dopo 5 giorni di stretta osservazione, la cavalla si è ripresa e ora è sana e salva. I veterinari pensano che i proiettili o cartucce, chiamiamole un po' come ci pare, sono stati sparati non, da non più di una decina di metri. L'hanno capito dalla profondità con cui sono entrati dentro e anche dalla rosa, dei pallini che era molto ristretta. Ci sono naturalmente referti, veterinari e dei carabinieri che testimoniano quanto sto dicendo. I carabinieri sono arrivati subito perché ovviamente l'abbiamo chiamato immediatamente perché è una cosa proprio fuori dal normale questa e hanno constatato che si tratta non di un errore, uno dei tanti errori di caccia, ma che tutti e tre sono stati colpiti separatamente e che quindi non si può parlare di errore ma di volontà di voler fare del male o uccidere questi cavalli. C'è un verbale. Visto che questa è una zona di caccia dove spesso ci sono degli incidenti, chiamiamoli così, sfiorati, già erano al corrente di problemi vari, spari vicino alle case, queste cose, e io li ho messi al corrente di tutte le informazioni in mio possesso, tipo numeri di targa particolarmente assidui in una certa zona e vedremo se riusciranno a scoprire qualcosa. Sì, in Lunigiana che io sappia, a parte riserve o comunque zone particolari, ci si può cacciare dappertutto. Il problema è che, almeno nel paese dove sono io, i cacciatori vengono molto vicino alla proprietà, molto vicino agli animali al pascolo e non ci sono controlli adeguati. Per cui, cioè, io ho sempre pensato che ci potesse stare un incidente, mai avrei pensato che qualcuno entrasse in una proprietà, oltretutto ci sono cartelli dappertutto con scritto animali al pascolo, attenzione, che qualcuno entrasse in una proprietà e sparasse da pochi metri a dei cavalli, questo non avrei mai pensato che avrebbero potuto fare una cosa del genere. La caccia come viene esercitata, almeno in questa zona qui, è quasi devastante, nel senso che te li vedi arrivare da tutte le parti, per cui qualcuno potrebbe essersi arrabbiato, diciamo così, perché mi ha visto nei campi che sono in affitto a me poi. Mi ha visto lì magari a fare la legna, a fare rumore, a volte quando arrivavano troppo vicino alla casa ho chiesto di spostarsi, per cui spero che non sia un avvertimento perché la prossima volta se no non so a chi possano sparare, ecco. Magari una ripicca perché non possono cacciare in pace qui, che poi cioè, sono prati, non è che parliamo di bosco. Territorio particolarmente, diciamo, selvaggio che uno può cacciare senza causare troppi disagi agli altri.
metri, cioè se vicino alle case sei in un prato, è ovvio che dai noia a qualcuno. Qualcuno mi ha detto se avevamo delle inimicizie particolari, ma lì ci conoscono tutti perché siamo sempre in giro a cavallo, oltretutto sono cavalli docilissimi che sono stati addestrati con un sistema di doma dolce e li portiamo, facciamo anche delle dimostrazioni, sono cavalli che, tranquillissimi che possono essere avvicinati da chiunque, ci salgono sopra lì, per cui non esiste neanche il fatto che magari abbiano, fra virgolette, dato noia o a qualcuno, ho fatto confusione perché veramente sono dei cavalli docilissimi, noi andiamo in giro senza sella, senza morso, non hanno ferri, cioè, non capisco che noia possono dare, ovviamente è una ripicca nei nostri confronti, ma non capisco cosa c'entrino i cavalli.